In questo video c'è un altro dosaggio di Mentos, ragazzi. Se anche a te piacciono le Mentos, fammelo sapere con un like tattico. Minchia, io dovevo fare lo speaker, non lo youtuber. Ciao a tutti, ragazzi! E bentornati nel canale, amici miei! Sono troppe buone le Mentos, ragazzi, ne ho sempre in bocca una, che probabilmente questa frase potrebbe essere utilizzata contro di me. Amici miei, siamo tornati qui su Magic the Gathering Arena. Mentre ho la Mentos in bocca, mi scuso per la qualità, perché sono veramente troppo buone, ragazzi. No, e comunque Mentos non mi sponsorizza, perché sennò, ragazzi, avrei un referral link che avrei usato più io che voi. Oggi, ragazzi, torniamo su Magic e, amico mio, io, come sempre, visto che l'ultima volta vi ho visto un po' carenti, vi ricordo tanto, ragazzi, che se vi piace questo genere di video, su Magic, che ricordo porto sia Hearthstone che Magic, non ho abbandonato Hearthstone, semplicemente alterno i due contenuti nel canale. Ti ricordo, amico mio, di lasciare un potente like tattico, mannaggia, un like tattico, un commento, una condivisione, un'iscrizione al canale. Per me è veramente tanta roba. Lei, amico mio, costa solamente un click, quindi potrebbe talvolta farmi tanto piacere. I complimenti soprattutto sotto i video li leggo tutti, come vedete. Sono molto attivo nei commenti, grazie mille a tutti quelli che mi stanno supportando su questa serie che sto veramente amando alla follia. Oggi, ragazzi, vi faccio vedere quello che è un ragazzo, un mazzo tonno, e l'altro giorno ci ha permesso di fare 10 vittorie e una sconfitta, quindi 90% di win rate, giù, super giù. Il mazzo non è completo, ma ve lo dirò poi all'inizio del video, ed è, ragazzi, un mazzo veramente estremamente aggro. Io straconsiglio il crafting di questo mazzo. È arrogante come pochi al mondo, è vero, ragazzi, magari non è cattivo come il mono rosso, perché richiede delle scelte un po' più ponderate, ma ha una cattiveria che proprio è dentro se stesso. Loro sono nati incazzati, i tritoni. Voi dovete vedere i game, specialmente il secondo, nella quale vi faccio vedere la potenza incredibile di questi tonni incredibili, insuperabili. Vi lascio quindi, ragazzi, al video, perché le partite forse sono lunghe. In realtà non so che cazzo è successo con la fotocamera. Vi ricordo sempre che tutti questi deck io li lascio in descrizione e potete trovarlo. Vi ricordo che per importare il deck dovete mettere il gioco in inglese, poi in italiano, insomma c'è una procedura strana, chiedetemi nei commenti come si fa. E vi ricordo sempre che in live su Twitch la sera gioco anche a Magic, quindi per chi volesse lasciare un follow o venire a fare un sub tattico, questo se l'auto molto brutto, vi ricordo che lo può fare molto tatticamente. Vi lascio, ragazzi, al video. Andiamo! Allora, amici miei, eccoci qua ancora, perché devo ancora capire come si mette il deck tracker, che vi faccio vedere al volo, per appunto, la lista del tritonno che stiamo per andare a giocare, ovvero tonno insuperabile, citazione uno youtuber che, se sapete, dovete commentare sotto nei commenti. Allora, signori, 11 isole, vabbè, io non ho le terre doppie, perché più che altro, cioè, le posso craftare, ma non lo faccio perché sto provando tanta roba e non voglio sprecare le ultime wild card che ho. Quindi se ce l'avete, mettete altre 3 di porto dell'entroterra, chiaramente, come terra doppia. Ok, le terre ci sono. 4 araldo per, ragazzi, va sempre faccia, utilissimo per smorcare danni, sia in early game sia per pescare carte con una carta sotto. Immergersi, ottimo contro removal, specialmente i neri che giocano spesso e volentieri il trophy. 2 mana, 2-1, peschi la carta quando entra. L'effetto pressoché è quello, ragazzi, pressoché è quello. Carta sbroccata che vi ho mostrato in live quanto cazzo può essere forte se lasciata incontestata anche solo un turno, ragazzi. Le, vabbè, 2 mana esplori, peschi una carta, vedi cosa c'è sopra e in caso cicli la terra o insomma decidi che cazzo fare. 2 mana buffa tutti i tritoni, non penso che serva una spiegazione. Tutti in 4 per sta roba, 4 per di acqua, forse è un po' troppo il 4 per, però... 3 mana per evocare ogni volta che giochi un tritonno, un altro tritonno antimalocchiato, diciamo che è tanta roba, specialmente quando c'hai Kumena. Doppia ascesa di Hadana, ottimo win condition. 4 per di Kumena, diciamo che io metto il 4 per perché in ogni game mi piace vederne almeno uno. Essendo leggendaria è consigliato di più magari il 3 per, magari potete aggiungere un altro araldo o un altro oracolo. Io vi consiglio piuttosto di fare il quarto Umena, un altro araldo. Io conosco la mia sfiga, quindi la gioco così. Araldo, ragazzi, tutti i tritoni con +1/+1 non possono essere bloccati. Devasto, proprio passa tutto faccia diretti. Doppio dormire contro mono verde o comunque contro i deck che hanno molti T-token, quali per esempio il Selesnia o Paranti, eccetera eccetera. E infine 4 ore e 2 oracoli, ragazzi, che ogni volta che facciamo danno diretto andiamo a pescare una bella cartina molto interessante. Partiamo quindi, ragazzi, con le partite. Mi scuso se è appena dato fuori fuoco e andiamo a vedere come performa questo tritone della Madonna. Allora, signori miei, oggi non mi pulirò gli occhiali perché devo mangiare una Mentos, quindi attenzione, no, me li pulisco lo stesso perché sono sporchi come una merda. Mano iniziale della Madonna. Se tu mi chiedi alla Madonna di farti dare una mano buona, lei non potrà darti una mano migliore di questa, ok? Scusate, ma la caramella in bocca. Potrei fare un video ASMR. Volete un video ASMR? Dicetemelo nei commenti. Dicetemelo. Allora, lui è un Golgari. Probabilmente è un Golgari mid. Golgari mid gioca doppio removal AOE che spacca i minion a 3 mana o meno, e quindi bisogna stare molto attento all'infestazione. Lui è budget perché vedo le terre di quel tipo. In realtà, come vi ho detto prima, anch'io sono abbastanza budget. Mi scuso per la caramella, ma devo registrare il video e sono troppo buone. Territorio, tritonno, finiamo, elite.
Partenza della Madonna, raga. Partenza della Madonna. Troppa 1, troppa 2, ecumene. Voi non potete domandare niente meglio di questo, a meno che from the top of the deck non vada a pescare l'incantesimo che ogni volta che evo con Tritonno va a fare, va a crearne un altro. Va a rimuovere il pezzo come è giusto che sia, perché sennò il ragazzo esplode malissimo. Kumena viene giocato, anche se ora come ora non ha alcun tipo di utilità. Noi lo giochiamo giusto per mettere pezzo, che è comunque un pezzo che magari si baita un removal. Andiamo ad attaccare con il nostro Tritonno e passiamo. Ora è il momento brutto di quando mangi le Mentos, quando le devi mordere. A me dispiace sempre, perché mi dispiace proprio per loro. Cioè, non mi sento nella condizione nella quale devo uccidere una Mentos. Però, se voglio registrare il video, bisogna farlo. Signor Dungas, cosa mi giochi? Dugnas, non Dungas, Dugnas. Ah, ok, passi. Molto bene, assai bene. Allora, come ho detto, Cingulas gioca l'infestazione di Saprolingi, quella che spacca tutti i minion. Ah, già. Eh già. Quindi non giocherò la ragazza. Riveliamo chiaramente la Tritona, che lui sa che abbiamo in mano. Non posso andare assolutamente sotto la ragazza, perché sennò veramente siamo nella cacca. E addirittura, ragazzi, io oserei... No, devo picchiare. Devo picchiare per quanto mi piacerebbe usare Kumena per pescare tappando tre Tritoni. Vi ricordo sempre che Kumena c'ha le abilità. Cioè, tappa uno, lui è imbloccabile. Tappane tre, peschiamo una carta. Tappane cinque, baffa tutti. Contro lui che gioca, ricordo, se ricordo, vado a memoria, gioca degli AOE, non è il massimo. Va benissimo il disprezzo di Vraska, amico mio. Va benissimo perché ti chiudi di mano e io riparto sempre con un'altra Kumena. Quindi va veramente, veramente bene. E aggiungiamo anche il fatto che oltre a un'altra Kumena, io mi posso, amico mio, a parte smorcarti i danni, posso per appunto andare a pescare una cartella tappando tre Tritoni contro tre Tritoni. Basta terre, porca madosca, basta terre. Andiamo a trattare i Tritoni, quindi uno. Tappiamo Kumena, lui e lei che tanto non può attaccare. Quindi facciamo due danni faccia con l'esperto delle cose. Raga. Quante pesco? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se pesco 9 terre però non è il massimo. Cioè, se questa mano non fosse così era easy win. Questo fa un po' male. Mi basta veramente un tonno. Mi basta veramente un tonno randomico. Un tonno, no, non è vero, me ne servono due adesso. Vabbè, tacchichiamo alla ragazza. Mi basta veramente un Tritonno. Questo è un Tritonno forte, cazzo. Se mi avesse lasciato giù l'altro pezzo, minchia, era veramente fantasticamente forte. Devo tappare tre Tritoni nuovamente. Quindi attaccherò solamente con Kumena. Per il semplice fatto che prima lui mi li trada, ma soprattutto io vorrei pescare un altro tonno. Voglio pescare un altro tonno insuperabile. Se io non avessi sfigato queste terre, questo turno andavamo a baffare con la Madonna con Kumena. Tappavamo 5 e baffavamo tutti, no? Perché ricordo che può essere tappato anche un Tritone appena giocato. Questa cosa è veramente, veramente forte. Vediamo lui, chiaramente, che non attaccherà. Anzi, in realtà lui penso attacchi, perché sarebbe abbastanza stupido da parte sua non attaccare. Noi andremo chiaramente a, va bene, a giocare e poi trappare tre Tritoni. Le Mentos mi mandano in fritto del cervello, in modo che per appunto possiamo pescare una carta. Lui probabile che attacchi perché vuole rimuoverci il pezzo. Allora noi in risposta tappiamo tre ragazzi per andare a pescare una bella cartella. E lui è una bella cartella. L'altro Kumena, diciamo che va bene. Vedete, questa è la situazione nella quale dopo ti trovi con troppi ragazzi e non è assolutamente il massimo. Andiamo in combat. Non penso attaccheremo con nulla, semplicemente perché voglio baffare tutto il prossimo turno con il suddetto ragazzone. Col ragazzone, ragazzi, molto arrogante, vi avevo già fatto il paragone di lui in maniera molto, molto più che credibile. Non penso giochi la disinfestazione, anche perché comunque ha pescato veramente poche poche carte lui. Cioè, oltre a quelle che pesca ogni turno, dovrebbe aver pescata solo una. Quindi il mio all-in è abbastanza giustificabile. Peccato, chiaramente, che se dovesse averla rimane giù il 3-4. Un altro plasma contagio, un po' mi girano i coglioni, amico mio. Io nel mentre tappiamo chiaramente 5 tonni, in modo che, ok, ne sacrifichiamo uno, ma perlomeno posso ancora attivare per appunto il Kumena stesso. E andremo poi a rimuovere, presumo chiaramente, un 4-3 randomico. Andiamo a rimuovere un 4-3 randomico, in realtà, ripeto, è completamente indifferente di cosa vado a rimuovere, tanto è assolutamente inutile. Lui probabilmente attacca, non attacca lui, cioè, c'hai paura, amico mio, di' la verità che c'hai scaga, mannaggia la madosca, guarda che cazzo ti racconto, mo'. Ogni volta che gioco un Tritone vado a baffarne per via dell'elite di fonda linfa. Andiamo a baffare il nostro carissimo Kumena, in modo da poi, volendo, renderlo intargettabile e imbloccabile questo turno. E cosa possiamo fare? Se vado faccia solo con lui sono 5 danni, potrei farlo, potrei andare faccia per via della sua abilità, in modo che il turno dopo è abbastanza probabile che io ho 7 lethal, pescando chiaramente una carta aggiuntiva. Vado ad attivare l'abilità di Kumena,
Minchia, ho sbagliato, dovevo farlo prima. Mannaggia la morte. Mannaggia la morte, dovevo farlo prima. Lui non può uccidermelo. Sì che può uccidermelo. Vabbè, amico mio, uccidimelo, che te devo dire? Cioè, nel senso, se me lo uccidi, perdi tutto, me ne gioco un altro. No, non è che sì, c'ho il mana, me ne gioco un altro, amico mio. Devi fare triplo trade se vuoi tradarmi il ragazzo. Io ho sbagliato perché mi arremma merda. Se fossi in gioco cartaceo, avrei dato imbloccabile a Kumena. Chiaramente tradando trip, cioè tappando il ragazzo, però va bene, cioè, va bene lo stesso, facciamo comunque triplo trade e ne abbiamo un altro. Vedi, io ne ho messi tanti così posso permettermi il misplay, tu dirai, no, è che sono stronzo proprio geneticamente, amico mio. Proprio geneticamente, va bene, bersagliamo un tonno che controlliamo, bersaglieremo lei stesso. In realtà questo buff è abbastanza indifferente. Fine turno e vediamo lui cosa pesca, cosa gioca, cosa non mi gioca. L'unica cosa che mi può punire è se dovesse pescare la disinfestazione dei saprolingi, che per appunto in quel caso mi va a punire parecchio, perché ho perso anche il mio Kumena dalla mano. È un misplay, ragazzi. Vraska, ok, probabilmente lui mi uccide il ragazzo, giusto? Quindi è molto assai probabile che io abbia senso fare una cosa di questo genere. Tappiamo tutti, andiamo a buffare nuovamente tutti e credo proprio di avere l'Italia per il prossimo turno. Mi rimuove Kumena, la ragazza va a 3, mi ha un bloccante, passano 7, sì, è l'Italia, signori, è l'Italia, è l'Italia. Hai ucciso lui? Ah beh sì, giusto, in realtà, sì, ci sta, sì, diciamo che è il modo per non morire, ok? Lo posso apprezzare. Andiamo con l'Araldo che andrà a buffare, abbiamo chi? Allora, se io buffo l'Araldo di Bruma... Ok, a parte che posso andare diretto su Vraska e rimuovergliela. Passa faccia 1 e 2, no, non sono abbastanza danni. Tappiamo Kumena. No, non è vero, non ha senso tappare Kumena. Andiamo in fase d'attacco, ragazzi. Questo va su Vraska che passa diretto. Questo attacca faccia sua. E poi basta perché non serve. Poi i 3 tonni che ho stappati li lascio stappati, così nel suo turno posso andare a pescare una carta aggiuntiva. Ok, lui lascia tutto, va bene, amico mio. Lui lascia tutto e la cosa è strana. Almeno va bene. Cioè, no, aspetta, adesso che ci penso, è ovvio che lascia tutto. Mannaggia la puttana, lui non può bloccare, sono imbecille. Le Mentos mi stanno dando alla testa, cazzo. Mi hanno bruciato il cervello del tutto. Già quello che era non era bruciato, ora è bruciato completamente. E secondo, amico mio, disinfestazione. Peschiamo comunque una carta se giochi la disinfestazione, my friend. Peschiamo una carta ed è probabile che sia un tonno. Ripeto, ragazzi, sto game è anche lento perché, minchia, guardate quante lande abbiamo pescato. Dirai te, no? Guarda quante lande abbiamo pescato. Tappiamo 3 in modo da pescare una cartina aggiuntiva. Il nostro ragazzo purtroppo va a morire, ma, ripeto, dovrebbe essere abbastanza tranquillo lo stesso. E lui appena si rende conto che... vabbè, basta, cazzo, che palle, Manny. Sono 10 terre, oh! Cioè, scusa un attimo, 10 lande, sti cazzi, oh. Mi girano le balle dopo un po', non bisogna tentare per le terre, lo so, però sti cazzi. E questo è un top deck che mi fa vincere, mannaggia la puttana. Tappiamo tutte le sue creature, andiamo faccia con tutto, GG well play, e ce la portiamo a casa. Minchia, sarebbe stato un game molto più veloce se non avessi sfigato con ste lande. Ma me ne tocca farvene vedere solamente 2. Signori, prossimo game, sperando di pescare. Ok, signori, io non ho resistito e mi sono mangiato un'altra Mentos. Vi chiedo perdono perché poi nei commenti so che mi insulterete perché parlo come una persona che non fa niente. Però ragazzi, sono troppo buone. Cioè, io queste quando le trovo non posso non comprarle. È veramente contro me stesso non comprarle. Io le devo assolutamente comprare. Signori, mono verde partito con Elfo di Lanwar. Non va bene. Non va affatto bene. Se mi gioca il 5-4 non va per niente bene. Ok, no, l'1-1 va bene, però rampa. Il ragazzo rampa parecchio. In campo c'ha un Elfo di Lanwar più un altro nano. Ok, lui è il dinosauro. Ok, dobbiamo essere veloci come una... veloci come quando siete... No, questa forse è una brutta. Stavo per dire a letto con la ragazza, ma non è il caso. Lasciate stare quello che ho appena pensato. Hai detto Kumena è tanta roba. Il problema è che lui c'ha tanto mana. E la madonna, quanto mana c'hai, oh. Quanto mana. Va bene. Quanto miliardo di mana c'hai, Manny? Ma seriamente, oh. Allora, cosa mi devo giocare? Mi devo giocare Kumena in modo che il prossimo turno posso giocarmi il doppio minion. Che è tanta roba. Bersagliamo chiaramente l'Araldo e ovviamente andiamo a faccia. Questo game si è accelerato non poco, ragazzi, sapete? Si è accelerato non poco. Nel senso, per fortuna abbiamo una buona curva di mana. Lui è rampato, ragazzi. Lui questo turno può giocarmi un drop a 7. E io ho 3 mana. Minchia, manco il druido fa queste cose su Hearthstone. Fine combat, ma non ce l'ha il ciccione. Aha! Colto in fragrante, my friend. Volevi il tritonno. Lo volevi, di la verità che lo volevi. Paga il costo addizionale, riveliamo chiaramente la tritona vincola nebbie che questo turno verrà giocata. Lui viene messo in board.
pesco una carta, metto un segnalino più uno più uno. Penso su Cumena, anche se non ho tante, no, in realtà t'attacco con Cumena, assolutamente sì. Ecco, io giustamente ho tappato male le lande, perché adesso non posso neanche fare immergersi, che magari invece avrei potuto tenere in considerazione. Andiamo con la Tritona, che giustamente va a dare un segnalino più uno più uno, va a fare cose, insomma avete capito già tutto il gioco che prende questo ciclo. Lui teoricamente c'ha una cosa che fa danno a tutti, ma sicuramente non abbastanza, quindi... andiamo in combat, tappiamo un ragazzo in modo che Cumena passi diretto. Nel caso specifico lei, che tanto non attaccherà sicuramente, non la useremo per bloccare. Andiamo in combat. Questi sono, amico mio, 8 danni che ti prendi nel tuo bel faccino. Imbloccabili. Danno faccia. E amico mio, tocca a lei. Passo a te la parola, amico mio. Questa è la potenza del tritone insuperabile. Prometto che se facciamo un altro game non mangio la Mentos, raga. Lo prometto. Se gioco, facciamo un altro game, non mangio la Mentos. Facciamo un altro game e mi sa che la Mentos me la mangio, eh. Io me la mangio, tanto ha durato poco, sti cazzi. Ah. Sono stato in grado, sforzandomi quella merda, mi si è anche incastrata fra i denti, di finire la Mentos tra un game e l'altro. Porca puttana, che fastidio quando vi si incastra in fondo all'angolo, ragazzi, non so se avete mai sentito questa cosa. Lasciate stare, non lasciamo completamente stare. Allora, signori, la mano iniziale è nuovamente buona. L'avversario malliga a 6, quindi questo ci dà un vantaggio aggiuntivo, lo sapete che questa è una cosa non da poco. E partiamo noi con la bella terrina. Giochiamoci la nostra bella isola, in modo da non dare la possibilità al nostro avversario di capire cosa stiamo giocando, anche se in realtà... ci vorrà molto poco, appena giocherò al territorio rivendicato e scriverò Tritone. Quindi lui probabilmente ha capito esattamente tutto. Ora, io vi dico una cosa. Io mi basta pescare un tonno. Uno me ne basta pescare. Perché ragazzi? Perché a parte, ok, abbiamo pescato Cumena che è tanta roba. Io mi gioco le acque di Fondalinfa. Lui è un Ubi Control. Questo significa che Ubi Control, cioè che lui sorveglia, fa cose, gioca, counter, eccetera, eccetera. Nel momento esatto in cui... riesco a far entrare l'altra Fondalinfa, siamo messi molto molto bene. Chiaramente lui è il turno nella quale vuole counterarci le cose, cosa che in realtà capisco abbastanza tanto. Qua c'è scritto ogni volta che lanci una magia tritone, amico mio, counterami tranquillamente l'elite Fondalinfa, che comunque fa mettere 2 più 1 più 1. Perché io l'ho lanciato, ho creato il token, ok? Almeno me lo counter il ragazzo. Non me lo counter. Cosa succede? Ogni volta che io giocherò un minion, ragazzi, io metterò 2 segnalini più uno più uno. Perché due? Perché uno per via del ragazzo qui e uno anche per via dell'altro ragazzo qui. Il discorso è... aia, porca troia, me l'ero dimenticato di sto stronzo. Me l'ero completamente dimenticato, my bad. Perché ho visto sparpallare qualcosa là in cima nella fotocamera, allora mi è andato a puttana il cervello. Praticamente, ragazzi, abbiamo comunque... mettevamo il doppio di segnalini. Purtroppo lui c'ha il tipo il lampo, me lo sono completamente dimenticato. Quindi completamente mia colpa e mia esclusiva colpa. E lui va di scoperta, il che ci fa capire che non ha una terra, amico mio. Sorvegli probabilmente, butti al cimitero qualcosa per non saltare il turno di Landa e avere comunque il mana aperto per un counter. Se così non fosse, Cumena entra abbastanza anche d'arroganza, ragazzi, Cumena entra abbastanza cattivo. Lui ha tolto 2 carte dal cimitero. A lui è il Golgari di Mir, l'avevo vista sta versione. Sì, vabbè, non l'avevo vista così, ma l'avevo sempre, pur sempre vista. Sciamana che brucia il cimitero, poi metti il cancello sopra. Metticelo il cancello sopra, amico mio, che ti bruci la pescata. E dai, metticelo. No, addirittura la palude. Quindi vuoi avere il mana il prossimo turno, te, amico mio. Va bene. Andiamo di Cumena. Evochiamo un token e quindi andiamo per la solita cosa di prima. Più uno più uno ai minion. Vi ricordo sempre questa cosa. Buffiamo sempre l'elite in modo che magari il prossimo turno possiamo fare le cose. E nel suo turno andremo a tappare i tritoni in modo da pescare una cartella molto tattica per via di Cumena. Lui probabilmente si gioca il removal su Cumena stessa. Tanto noi ne abbiamo un altro, motivo per la quale lo adoro in 4 per. Questo non me l'aspettavo mai, amico mio, Questo non me l'aspettavo mai così di cattiveria già adesso. Va bene, per carità, va bene, però... sti cazzi, lui attacca? Eh sì che attacca, non attacca, amico mio, tanta roba che non attacchi. Tanta roba. Tappiamo 3 e prendiamo a pescare una bella cartina. Una bella cartina. Ora, il problema è che quel sussurratore là è un signor bloccante. Ma un signor bloccante di quelli interessanti. Di quelli veramente, veramente grossi. Ottimo per la terra. Ottimo la terra? È ottima la terra? No che non è ottima, Poli. Perché volevi la terra? Non è ottima. Non è affatto ottima. Mi serviva un tritone, mi serviva. Mi serviva un tritone random. Io potrei in realtà fare la giocata con Cumena, però è chiaro che lui me l'andrà a rimuovere. Quindi in realtà non ci vedo particolare senso in questa mia probabile giocata. L'ascesa di Hadana. Metto un segnalino più uno più uno sul mio 3-3, in modo tale che poi la mia terra stessa si va a trasformare, perché lui ha 3 segnalini. In questo modo tutte le volte che voglio posso dare più X a un mio minion e fare le fanta combo.
Però io purtroppo non posso attivare Kumena e lui è probabile che vada a sorvegliare nel suo turno. Alla ricerca di non so bene cosa, gli servono degli AOE sicuramente, però deve per appunto trovare qualcosa. Quella carta lì è veramente veramente forte. Comunque il sussurratore del pot è una carta straforte che merita tantissimo, ragazzi. Merita veramente tanto, viene giocata inoltre dappertutto, quindi meglio di così. E a me io, dai, abbiamo fatto due game veloci, un game veloce e uno lento. Non farmi perdere adesso perché sono impazzisco, my friend. Impazzisco se mi fai perdere tempo ora, perché ho fatto i game velocissimi, ho mangiato la Mentos al volo, carissimo. Faccia veloce, peschi e vada. Vada. Palle, due coglioni, che c'ha, va bene. Risolvi, amico mio, macinati tutto. Cosa cerca lui? Raga, mi sta sfuggendo sta cosa. Lui vuole rimuovermi Kumena. Lui lo sa che comunque il 4-4 è altrettanto pesante, no? Un altro sussurratore del fatto è inutile. Ma soprattutto che lui veramente deve stare molto attento, perché ragazzi ci vuole un attimo che l'elite diventa grosso il prossimo turno, eh. Cioè, ve lo dico, peraltro i zoni al cimitero è lenta, ma mi fa capire che lui gli manca una terra in mano. Quindi probabilmente non la vince di zoni. Signor Ponto! Ponto with foot. Cosa cazzo vuol dire Ponto with... Vabbè. Amico mio, cosa mi giochi? Cosa mi giochi? Se non avessi attaccato con quel 3-2 probabilmente avremmo già vinto il game, minchia, quanto mi mangio le mani per aver attaccato col ragazzo. Lui non attacca mai, quindi tocca a noi. Attacca il ragazzo, attacca col volante, ma va bene. Cioè io sono felice che tu attacchi col volante, man, eh. Sono assai felice, meno che non me ne giochi in altro, va benissimo. Ok, in risposta vado a tappare tre tritoni, tanto non cambia assolutamente un cazzo. Peschiamo una cartina, vediamo Kumena cosa ci va a regalare. Ci va a regalare una merda purtroppo, però è pur sempre un tritone utile per la nostra causa. Lui vuole chiudere il game prima che lo chiudiamo noi. Ci sta tranquillamente come idea. Va bene, va bene, va bene, my turn. Ottimo, un'altra Kumena, ecco. In questi casi è il momento nella quale siete messi con un po' troppe Kumena. Andiamo con chiaramente tritone. E probabilmente questo è il turno, ragazzi, di Araldo e dormire. Cioè questo è il turno perfetto per dormire di main, che invece non viene sideato. Perché direi te, mo te faccio vedere, amico mio. Gioco l'Araldo, vado a buffare i pezzi. Buffiamo nello specifico Kumena, così non potrà poi bloccarlo con parate strane. Andiamo a buffare chiaramente un po' tutto, ragazzi. No, porca troia, ho missato un danno. Ma allora sono stronzo io. Ma allora sono stronzo, allora me lo gioco. Ti tappo tutto, amico mio, e ti entro in faccia con 7, 8, 9. Potevano essere 10 danni, vabbè. Sono un testa di minchia io. Quindi che vuoi che ci faccia, amico mio? Ti entro con questi, lui non può più sorvegliare, sono sì, cazzo, sarebbero stati 10 danni, se sei, sarebbe stato molto meglio. Va bene, lei purtroppo non la possiamo attivare, lui sta a 6, sorvegliare è abbastanza fuori discussione, invece lui sorveglia, lui è un ragazzo coraggioso, probabilmente lui non sa, o comunque sta cercando un removal AOE, però non mi ricordo vratte AOE nere, cioè mi mancano vratte AOE nere, lui deve pagare altri 2 punti vita. Amico mio, se non paghi altri 2 punti vita sono veramente cazzi amarissimi tuoi. Perché 2 punti vita, se no vai a 2 e se non trovi il removal sei morto con l'Araldo. Quindi faccia un po' lei, amico mio. Lui non può stappare i minion, ricordo, perché dormire non glieli fa stappare. Quindi siamo messi particolarmente bene. Lui sta pensando se saccare 2 vite e lo fa. Vuol dire che è ridotto malissimo. Se sacchi altre 2, le sacchi altre 2 vite, amico mio, va bene. Stai a 2, amico mio, nel senso sei morto, carissimo, Ok ragazzi, ho rimesso tutto insieme, scusate, ma avevo visto che stava lampeggiando qualcosa sopra, mi stava avvertendo che meno di 10 secondi si spegneva. Non è successo niente, lui ha saccato 2 vite ma è morto, sta solamente aspettando, quindi a me tocca farvi perdere tempo. Vabbè, resuscitare, amico mio, rimetterai indietro dentro la ragazza, ok? Metti dentro i zoni, e mo? C'hai mezzo miliardo di bloccanti, e mo? E mo cosa te ne fai, amico mio, di mezzo miliardo di bloccanti che questi vanno diretti? GG well played, my friend, GG well played. Ma veramente GG well played, passa diretto e ti cazzo. Signori, questo deck è fantastico, cazzo. Amici miei, avete visto la potenza di questo tonno insuperabile, deck veramente insuperabile, della quale consiglio veramente veramente tanto il crafting, con ricordo le 3 terre doppie che avete visto che io non ho. Vi ringrazio quindi tutti ragazzi, quelli che hanno guardato il video fino a qua, tutti quelli che non supportate con un like, un commento, una condivisione, un'iscrizione o qualsiasi cosa per supportarmi tanto. Tantissima roba ragazzi miei, ma soprattutto